si gioca la semifinale di ritorno della Lega Futsal Amatori, quindi siamo alle battute finali, una sola partita prima di andare a decidere tramite la finale la vincitrice di questa edizione del 2018-2019 della Lega Futsal Amatori. La più cordiale buonasera dal centro sportivo La Siepe da Daniele Porcelli, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Matteo Dottor. Poi Cristian Campan lancia verso la sinistra, prova anche la fiondata Ferenci, poi la possibilità, se ne va Trandafir, la palla messa in mezzo, c'è Kalin Campan, prova e riesce a trovare il gol che sblocca il match. La S di Valgis si porta in vantaggio ed è l'1-0. La firma è di Kalin Campan con maglia numero 13. Attenzione, la smista per Grama da destra verso sinistra, poi riesce ad andarsene il tiro da parte di Visan della Siepe. Trandafir, recupera Visan, Grama, Visan, c'è Condei che riesce a sbrogliare la matassa. Ferenci scivola ancora Ardelean, c'è il raddoppio del Valgis, 2-0 nei confronti della Siepe. Ferma tutto Ardelean, prova Visan e poi il colpo di testa di Bulboaca. Trandafir, Visan riesce a mettere in mezzo, poi Grama prova dalla distanza, Ardelean, possibilità per il tiro, Marin con i piedi allontana, mette fuori Marco e c'è il 3-0 del Valgis. Pronciac era comunque sulla traiettoria, Bulboaca verso Padurario, si avvita sul pallone, prova anche la conclusione, c'è il calcio di rigore, c'è il calcio di rigore, Bulboaca contro Condei, parte Bulboaca e il tiro di Bulboaca su calcio di rigore. All'indietro Pronciac, Ardelean, poi prova l'incursione, la possibilità e c'è il calcio di rigore ora per la S di Valgis, messo giù da Marin. Cudua opporsi proprio al calcio di rigore da parte di Marco della S di Valgis, il tiro e c'è la respinta di Karpiuk. Ardelean, Padurariu, Ardelean, Marco Mogoroase, Condei sicuro, troppo centrale verso Bulboaca, è più lesto Kalin Campan a mettere fuori. Padurario carica il tiro, lancia lungo adesso a sinistra, c'è Ferenci fermato, poi se ne va per vie centrale, una serie di finte, semina il panico e gestire il pallone Kalin, Ardelean, il palo gli dice di no sulla sua conclusione, la smista per Bulboaca, ancora sale la finta con il corpo, rientra verso sinistra, poi con il tiro c'è anche una deviazione di Kalin Campan. Padurario al centro, c'è Lungoci, il nuovo entrato, Bulboaca, non arriva Grama, ma è lesto, meglio l'ultimo tocco dovrebbe proprio trattarsi di lui e c'è il pareggio, 3-3. Campan, Kalin, sarà Ardelean, possibilità per dare in mezzo, riesce a farlo, Trandafir non è lesto, è più lesto invece Karpiuk che allontana. Kalin, Campan, Ardelean, Kalin, Campan, c'è il tiro, c'è anche la deviazione di Bulboaca. Campan Christian prova a girarsi, riesce a farlo molto bene, Kalin Campan ritrova il vantaggio, il Valgis, è intervento di Grama. Marco, Ardelean, Marco prova ad andare a cercare l'angolino, ancora Karpiuk, deve liberarsi di due avversari, non ci riesce, Ardelean per Pronciak, il tiro da parte di Trandafir, ancora Karpiuk verso il compagno di squadra Pronciak, ancora ottima azione Padurario, prova il mancino, trova l'esterno della rete, fermato da Kalin Campan, poi Condei, Padurario con la porta spalancata, sguarnita, c'è Visan, Lungoci,
Serie di finte poi mette in mezzo Padurariu e c'è il pareggio 4-4. Pronto Karpiuk a rimettere in gioco. Visan e c'è il gol del vantaggio con Visan. Condei direttamente fuori e arriva il triplice fischio finale. Il centro sportivo La Siepe con lo stesso identico risultato dall'andata per 6-3 batte la SD Valgis ed approda alla finale della prossima settimana, da conoscere soltanto l'avversaria. Per intanto il centro sportivo La Siepe del tecnico Karpiuk andrà a giocarsi questa finale dell'edizione 2018-2019 della Lega Futsal Amatori. La più cordiale buonasera.